Movimento 5 Stelle di nuovo all'attacco della legge elettorale, è ideata per farci fuori e serve a far vincere Forza Italia. Questa è l'analisi, Simona Burattini. Il paese sprofonda e l'unica cosa che sanno fare i politici è un giro di poltrone, un valzer osceno, la specialità della casa. Sul suo blog Beppe Grillo ironizza sulle ipotesi del momento, rimpasto di governo, Letta bis o staffetta con Renzi, ma il leader 5 Stelle non risparmia un altro colpo contro la nuova legge elettorale, in discussione questa settimana alla Camera. Un super porcellum che non rilancerà l'Italia, scrive, ma Forza Italia. Una legge fatta per far fuori Grillo, attacca Riccardo Nuti, dalla convention 5 Stelle a Piana degli Albanesi, Palermo. I partiti pensano solo a sopravvivere. Si usano sempre parole come rimpasto, andare al governo, per fare cosa non si capisce, si parla sempre di riforme che magari ci vuole uno o due anni per farle e mai di economia reale e di quelle che sono le esigenze dei cittadini. I 5 Stelle insistono, mai alleanze, e sulle voci di possibili aperture al PD Alessandro Di Battista assicura, gli altri si spaccano, se mai qualcuno dovesse dare la fiducia al Partito Democratico o ad un altro partito che ci ha rovinato la vita, non sarà più nel movimento.